Allora ragazzi, innanzitutto stasera è possibile che sia il Lecce mio a vendicare l'Inter del Milan. Stasera Milan-Lecce ore 20:45 a San Siro e ricordatevi questa sfida, l'ho detto anche nel video del Lecce. Sfida sulla sinistra, Banda contro Emerson Royal, lì si deciderà la partita. Se Banda sfonda è fatta. Quindi saremo noi a vendicare voi, però ricordatevi che poi ci dovete un favore. Allora ragazzi, mettete un like al video e parliamo un attimo di qualcosa di astronomico, di astronomico che io vedo su alcuni personaggi che tra l'altro stimo pure, non parlo di quei quattro imbecilli, parlo di personaggi che io stimo. Allora, snoccioliamo il discorso perché c'è da parlare un po' di questa cosa qua, anzi ritornare a parlare di questa cosa qua, perché pensavo fosse un qualcosa di morto, no? E, cioè, morto per tutti, tranne, ripeto, quei quattro idioti là, però morto per tutti, dico lampante, no? Lampante, però parliamoci un attimo perché vedo che, giuro, anche gente, no? Che io stimo, diciamo, dicono cose, castronerie, che me li fanno rivalutare un poco. Beh, poi, no, gente che, almeno dai video che fa, io capisco che sono imprenditori, quindi dovrebbero sapere queste cose, e invece dicono altre cose che non so se le dicono perché davvero non le sanno, oppure se devono attaccare l'Inter gratuitamente. Però oggi una cosa è certa, che molti, molti stanno capendo che attaccare l'Inter fa fare i numeri, fa fare i numeri. Quindi vogliono, ed è gente che i numeri li fa, però vogliono ancora di più, vogliono ancora di più. E, ricordatevi, vi ho sempre detto che quei quattro, se non parlassero dell'Inter, avrebbero chiuso i canali. E soprattutto per chi campa con il canale YouTube, no? Però qui, ragazzi, parliamo di gente che lavora, lo vedi proprio nel video mentre lavora, quindi mi sembra un po' strana la situazione, ecco. Iscrizione al canale, ragazzi, iscrivetevi al canale e vediamo un attimo di parlarne. Allora, Zhang. Sapete, no? La teoria dei quattro fessacchiotti di dove è Zhang, dove è Zhang, dove è Zhang. Ora, e tra poco parliamo anche di quello che sta succedendo nel mondo Juve, perché ecco, siccome poi no, si lamentano che si parla della Juve, nessuno si lamenta con loro che parlano dell'Inter, con loro, no, ripetiamo, quelli li sto lasciando da parte, con questi qua, no? Allora, anzi, cominciamo con la Juve prima, poi parliamo di Zhang. Quindi la Juve praticamente dovrebbe incorrere in delle sanzioni per non aver rispettato il settlement agreement. Quindi, che significa questo? Che gli verrà fatta una multa. Ora, visto e considerato che quando io ho fatto il video, sto allacciando un attimo i due discorsi, no? Perché poi c'è gente che è stata pure, anche amici miei, no? Che hanno il canale, che sono stati attaccati perché per il fatto degli agnelli, no? Anche io ho fatto un video sugli agnelli, su quello che sta succedendo per l'eredità degli agnelli, e ho detto subito, ci ho tenuto a dire, ragazzi, guardate che le due cose non c'entrano, la Juve, calcio, la Juventus, non c'entra niente con quello che sta succedendo con gli agnelli. Però se ne escono con questi video dove dicono, ecco, allora che cosa c'entra la Juve con questo? Perché state mettendo la Juve in mezzo? Per niente, per fare capire che i casini, come ci sono nell'Inter, ci sono anche nella Juve, ma parliamo di casini a titolo personale, ok? Personale, adesso ci arriviamo su questa parola, personale, perché quando non sapete le cose, evitate di dire. Tu stesso l'hai detto nel video, se non sapete le cose, evitate di dirle. L'hai detto tu. E io te lo ripeto a te, evitate di dirle. Quindi, quello che sta succedendo tra John, Lapo e Ginevra Elkann con la mamma sono cose che è più una cosa da ridere,
che è una cosa che c'entra con il calcio, ok? Ma si voleva fare un parallelo fra questa vicenda qua e quella di Zhang. Ecco, questo era il video. Ma io nel mio video, come minimo, l'avrò detto 6 volte. Guardate che la Juve non c'entra, questo con il calcio non c'entra niente, ok? Altro che facciamo passare il messaggio, non facciamo passare proprio niente, siete voi che recepite questo messaggio. Oh, allora, Zhang ha fatto un prestito di 280 milioni, se non sbaglio, che con gli interessi è arrivato a 385 milioni, un prestito a titolo personale. Tu, se sei imprenditore, da quanto ho capito, dovresti capire la differenza che c'è fra un prestito fatto a titolo personale e un prestito fatto come azienda, ok? Allora, a titolo personale significa che ne rispondo io, a titolo aziendale significa che ne rispondo io insieme all'azienda, ok? Hai detto nel video, sì, ma quei soldi poi li ha usati per pagare gli stipendi, e quindi, e se uno ha un'azienda, si fa un prestito a titolo personale, poi non può usare quei soldi per l'azienda. Non sto capendo, qual è il problema? Capite? Sparate minchiate che non stanno né in cielo né in terra. Zhang ha fatto un prestito a titolo personale, si è preso i soldi e ha messo l'Inter come pegno. Altra stronzata, no? Che hai detto dopo. Zhang non ha mai pagato quel debito. Non ha mai pagato quel debito. In che senso non ha mai pagato quel debito? Non ha pagato, diciamo, i 385 milioni con i soldi, sì, è vero, ma ha pagato cedendo l'Inter, cioè facendosi non pignorare, non pignorare. L'Inter è stata messa lì come pegno e poi è stata escussa da Opsi. Ok, pignorare è un'altra cosa, lo ripeto un'altra volta, il pignoramento lo stabilisce un giudice. Non è che uno va e si prende una cosa perché l'altro non ha pagato e quello è un pignoramento. Lo stabilisce un giudice, ok? Dopo una causa, c'è una causa, il giudice dà per buono la richiesta del creditore e dice il bene deve essere pignorato. Qui non c'è stato un giudice, c'è stata una parte che non ha pagato una delle due parti, no? Perché erano okay, Zhang e il fondo là che aveva dato i soldi, Octree che aveva prestato i soldi. Zhang aveva messo come pegno, non ha pagato i 385 milioni e Octree ha escusso il pegno. Ok, è stato tutto così, come ha fatto il Milan, come ha fatto il Milan. Ok, quindi lasciatelo stare Zhang è il passato. I soldi li ha usati per pagare gli stipendi e a te che te ne frega? Come ha speso i soldi Zhang, a te che te ne frega? Fatemi capire questa cosa, io non le capisco queste cose. A te cosa ti frega del fatto che come Zhang abbia utilizzato i soldi? Zhang poteva utilizzare i soldi anche per andare a prostitute. Ok, a te non ti deve interessare, li ho usati per pagare gli stipendi, può darsi, sì, anzi, sicuro, per comprare qualche calciatore, per tutto quello che volete, per pagare i procuratori in qualche acquisto, tutto, ha potuto fare tutto quello che voleva con i soldi che si era fatto prestare, non li ha pagati quei soldi, ha pagato facendosi escludere il pegno che era l'Inter, quindi il debito. Caro amico mio, è stato pagato, è stato pagato. Ok, Exor, na Exor. Come si chiama? Octree si è pagato prendendosi l'Inter, quindi nessuno ha perso niente. Octree rivenderà l'Inter lungo anni e riavrà tutto quello che ha speso. Per quanto riguarda la Juve, pure questa cosa che è uscita adesso, del fatto che la UEFA stia pensando, no, di punire la Juve per aver sfollato il settlement agreement. Questo non c'entra niente, cioè ogni squadra, no, può fare quello che vuole, può fare quello che vuole, consapevole del fatto che se sfola certi paletti viene diciamo punita, no, in qualche modo. A volte ci sono punti di penalizzazione, a volte multe. Dipende da cosa è successo. In questo caso la Juve rischia una forte multa, si parla di 20 milioni, 10 da cacciare subito, ma sono scelte aziendali. Ogni squadra può decidere di non seguire l'accordo che ha preso con la UEFA, per esempio,
di rimanere entro i 50 milioni, di fare, può fare quello che vuole, sono scelte aziendali. La Juve aveva il diritto di sforare quei paletti, di sforare dei paletti, ha deciso di farlo, di assumersi quella responsabilità, di pagare la multa magari, perché, ma sono scelte aziendali, questo non c'entra niente con il fatto, cioè, nel senso a me, che la Juve paga i 10 milioni, 20 milioni di multa, che me ne frega? Sono loro che hanno deciso di pagarli, perché sapevano già che sforando i paletti avrebbero pagato una multa. Punto, ragazzi, punto. Come vedete, non ci inventiamo niente, non ci inventiamo niente. Siete voi che mettete parole in bocca a qualcuno che non ha detto e da quello che dite, sembra che non ne capiate molto di come va il mondo. Cioè, neanche io, per carità, neanche io, non sto dicendo che io sono un mago della finanza, anzi, sto a terra terra, ma andare a dire che Zhang non ha pagato il debito, oppure andare a dire, sì, ma quei soldi li ha presi a titolo personale, ma li ha messi, li ha usati per pagare gli stipendi. E quindi, e qual è il problema? Dimmi, trovami la legge dove dice che questo è un problema.